Buonasera a tutti, bentrovati al nostro secondo appuntamento di Musica e. Musica e architettura, come leggiamo questa sera. E come vi avevo già preannunciato la volta scorsa, per lo meno per chi c'era, abbiamo una formula diversa, ne sperimenteremo tante differenti. Abbiamo due ospiti questa sera che vi presento, sono Claudia Caffagni, alla vostra sinistra, e Ricciarda Belgioioso, alla vostra destra. Sono, lasciatemi spendere due parole, ma proprio velocemente, anche perché il tempo è poco e abbiamo tantissime cose da, da dire e da riempire nella nostra ora e mezza, però almeno sapere chi sono. Claudia Caffagni è una carissima amica, mi fregio di dire, una grandissima musicista. E la conoscerete probabilmente, l'avrete forse anche già vista qua, come fondatrice del, dell'ensemble La Reverdi. Verdi, eh, ensemble di musica medievale che ha compiuto proprio in questa sede, sei anni fa, i vent'anni di carriera, uno degli ensemble più longevi, più duraturi nel panorama italiano e anche europeo. Eh, è raro, di solito nella musica medievale accade che si. Incorocino delle persone, stanno insieme qualche anno, poi dopo ognuno parte per la propria strada. Invece questo ensemble dura da 26 anni. 27? 27. 27. Come vecchio. 27 anni. È liutista, figlia d'arte, perché suo padre è stato uno dei primi importanti liutisti in Italia, ma anche architetto, perché si è laureata a Venezia in architettura. Ha fatto una tesi. Guarda caso, sui rapporti tra musica e architettura ce ne parlerà eh, da vicino. Accanto a lei è Ricciarda Belgioioso. Belgioioso forse è un nome che avete già sentito. Peressutti, Rogers, mm, e, e, nonno Era il nonno, poi il suo padre fa l'architetto. Ed è uno dei più importanti architetti, figlia d'arte anche lei, come architetto, e fa l'architetto: si occupa, guarda caso, di rapporti tra musica e architettura, perché anche lei è musicista, diplomata in pianoforte, cura una trasmissione radiofonica sulla musica classica. E sono ecco, diciamo che l'unica differenza forse è che di professione Claudia fa la musicista, di professione Ricciarda fa l'architetto, ma l'incrocio c'è da tutte e due le parti. Una grossa diversità, la capirete anche da soli, è che eh, l'ensemble Verdi, Claudia Caffagni, andiamo indietro nella cultura musicale e architettonica del nostro Occidente. Il, il centro di, di attenzione nei rapporti tra musica e architettura lo andiamo a collocare eh, dopo il Rinascimento, verso il Settecento, dico bene, ma ce lo dirà meglio. Eh, Claudia, mentre per Ricciarda l'attenzione è verso il mondo contemporaneo, i rapporti tra musica e architettura oggi. Direi che ho parlato sin troppo, ho dato il tempo anche ai ritardatari di entrare, di trovare posto, per cui vi lascio eh, e do la parola intanto a Claudia. Buonasera, benvenuti. Ehm... Io questa sera, parlerò, cercherò di introdurre un po' eh, em, in maniera generale che cosa si intende per rapporti musica architettura, perché è un po' un luogo comune che però spesso rimane solo un luogo comune e non, in realtà non si sviscera veramente. E poi cercherò di entrare più nel dettaglio su un tema che è quello di cui mi sono occupata nelle ricerche che ho svolto eh, al, in sede universitaria. Nella cultura occidentale eh, i rapporti tra musica e architettura hanno avuto vari eh, momenti e eh, si sono sviluppati in, in diversi modi. Il primo sicuramente è rappresentato dal, dal fatto che l'architettura ha spesso costruito i luoghi per la musica. Noi eh, quando entriamo in una cattedrale gotica, come può essere eh, Notre Dame de Paris, ehm, ci dimentichiamo forse che... Questi luoghi erano nati per ospitare la musica. Noi oggi non siamo più abituati all'idea che una liturgia eh, sia principalmente cantata, mentre eh, a lungo eh, in fondo, fino all'inizio del secolo scorso, eh, tutto ciò che avveniva all'interno della chiesa era per il 98% musica, suono, e quindi è evidente che eh, chi si occupava della costruzione degli spazi eh, liturgici, gli spazi che possono essere una cattedrale, come una, una chiesetta, una pieve romanica di cui è pieno il territorio parmense, come può essere un grande monastero o un piccolo monastero, in realtà si trattava della costruzione di un luogo che doveva rispondere. Suonare. E quindi, forse il primo, eh, se noi pensiamo alla cultura nostra occidentale post cristiana, eh, il primo legame che si è instaurato da subito tra la musica e l'architettura è proprio questo legame fisico di essere della di costruzione dei luoghi per la musica. E, mh, e questo tipo di legame, a mio avviso, si è anche ehm, concretizzato da un punto di vista stilistico, cioè ehm, tante volte ehm, se si guarda bene e si ascolta bene il repertorio coevo a questi luoghi, ci sono delle eh, reciproche influenze. Per far questo vi vorrei farvi ascoltare subito, giusto perché si parla di architettura e la vediamo eh, e si parla di musica, quindi sarebbe giusto anche eh, ascoltarla, vi vorrei far sentire un frammento di un organum che è una composizione, una delle dei primi generi di polifonia complessa eh, composta da un famosissimo compositore che è Perotino eh, alla fine del XII secolo esattamente nel momento in cui questa cattedrale eh, si stava, per, eh, stava per essere eh, eretta. Ecco, questo eh, tipo di fioritura eh, non è così distante dalla ricerca della fioritura che si trova nel, nei dettagli di questa architettura. Se voi guardate, per questo ho messo questa immagine dell'esterno, dove appunto queste guglie, queste, tutta questa ricerca del dettaglio, sembra quasi richiamare a questa ricerca del dettaglio della ricchezza ritmica di questo repertorio. Eh, forse a un ascoltatore moderno non è così evidente, ma bisogna contestualizzare, bisogna capire da dove proveniva questo stile. Voi dovete pensare che il repertorio eh, musicale normale, eh, quello che ormai esisteva nel patrimonio genetico da secoli, era il canto gregoriano, quindi il canto piano, il canto meonodico, eh, e quindi questo tipo di improvvisa esplosione polifonica, cioè di più voci eh, che, suonano che cantano contemporaneamente con un ritmo, eh, ha effettivamente qualcosa a che fare con questo stile architettonico che inizia a ricercare il dettaglio e la ricchezza, la, la fioritura ehm, nel dettaglio. Ehm... Andando avanti nell'idea del, del luogo per la musica e di come ehm, la musica può aver influenzato eh, il luogo, e vorrei eh, sottoporvi all'attenzione eh, un altro caso particolarmente interessante che è quello della, ehm, cioè della rinnovazione del coro della chiesa di San Marco Venezia, facciamo un salto di alcuni secoli, eh, siamo negli anni 20-30 del 20 del 500, quando ehm, per, su richiesta da Odo De Gritti ehm, viene chiamato da un lato ehm, un grande compositore fiammingo, Adrian Villaerte a comporre un repertorio per la cappella ducale e dall'altro eh, Sansovino, un grande architetto eh, che è chiamato a ehm, riorganizzare tutta la platea eh, marciana e in particolare il coro della, mh, della Chiesa di San Marco. Una recente ricerca ehm, ha dimostrato come in questa zona, dunque questa è tutta la chiesa, questo è il dettaglio del coro, cioè qua questa è l'iconostasi, eh, questa, questa, questa sorta di barriera che separa eh, la, la zona diciamo, pubblica dalla zona privata, perché in questa zona eh, avveniva la liturgia. Per il doge, ecco in questo, eh, in questo punto preciso, vengono costruiti ad opera di Sansovino dei pulpiti eh, che a lungo non si è ben capito qual, ehm, eh, per quale funzione eh, fossero stati costruiti. Sono esattamente questi pulpiti che noi vediamo, uno da un lato e uno dall'altro. E ehm, recentemente è stato dimostrato come questi fossero i pulpiti in cui è molto probabile che i cantori eh, si collocassero eh, giustapposti per l'esecuzione dei mh, salmi eh, in stile spezzato, per cori spezzati cosiddetto tecnicamente, cioè per, 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 per cori giustapposti, eh, ad opera di eh, Adriano Villaerte, cioè in questo momento l'architetto esattamente lo spazio adatto per uno stile specifico che nasce a Venezia in questo momento. Eh, vorrei farvi ascoltare a questo punto un piccolo frammento, in realtà non di Villaerte perché non l'ho trovato, ma di ehm, Giovanni Gabrieli che fu un altro ehm, maestro di cappella della, eh, della cappella ducale di Venezia che proseguì la tradizione di eh, Villaerte nella... Eh, nel, nella tradizione, eh, questa tradizione di comporre per cori spezzati, perché evidentemente questa, eh, questa tradizione inaugurata da Villaerte proseguì nei, eh, da parte dei maestri di cappella successivi e proprio a sfruttare le potenzialità di questa chiesa per effetto di, questa, eh, di, questo, mh, eh, di questo spazio speciale. Questo è un coro. potete immaginare che effetto potesse fare eh, trovarsi eh, fisicamente a, al centro di queste due eh, formazioni eh, corali poi tra l'altro eh, nella tradizione di gabrieli questo eh, fu poi anche arricchito del, dell'uso di, di strumenti tromboni cornetti in particolare e eh, lo spazio cre creava alla fine le condizioni per poter avere un ascolto stereofonico di questo stesso, di questo stesso eh, repertorio L'altro altro, diciamo, spazio eh, eletto per la musica e che ha avuto una lunga storia è chiaramente quello del teatro. Eh, il teatro è nato per, eh, per la musica e eh, anche in questo caso gli stili musicali eh, hanno di volta in volta influenzato la forma, la struttura dello spazio. E quindi faccio una carrellata veloce giusto per ricordare questo, questo, mh, questa, questa tradizione, ehm, per far vedere come il teatro si è modificato nei secoli a partire dalle sue prime forme: eh, il teatro nasce come forma. Ehm, diciamo stabile eh, architettonicamente rappresentata ehm, a, a, a partire dal, dal Cinquecento attraverso il teatro olimpico di, 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 mh, di Palladio della fine del Cinquecento eh, non potevo non citare il teatro farnese eh, essendo a Parma che però già vedete che ha comunque pur richiamando il modello del teatro antico romano, ha uno sviluppo diverso eh, passando per il teatro della Fenice di Venezia, qua siamo nel secolo successivo, vedete il teatro inizia a ingrandirsi, diventa, di, eh, cambia il repertorio, lo stile musicale, ma cambia anche il ruolo sociale che eh, eh, si attribuisce al, al teatro. E, mh, per passare poi al famoso teatro di Bayreuth alla fine dell'Ottocento, che proprio su richiesta di Wagner ehm, si modifica ulteriormente, perché appunto il dialogo tra lo spazio fisico e il repertorio che deve ospitare, ovviamente, ha sempre creato una, una interdipendenza. Fino ad arrivare agli spazi contemporanei, questa è la sala grande dell'auditorium eh, di, 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 di Renzo Piano a, a Roma, dove ovviamente ehm, che sta in qualche modo a denunciare la crisi del, del genere musicale eh, oggi, perché queste sono sale tra virgolette poliedriche, in una sala di questo genere può esserci la grande orchestra, ci può essere eh, una, un quartetto, ci può essere un pianoforte da solo, può esserci un coro. E il problema oggi dello spazio del te te teatrale è quello che non c'è più un repertorio eletto per quel luogo come è stato per secoli l'opera in Italia, ma devono diventare spazi molto più eh, dinamici, molto più poliedrici e quindi per esempio tutti questi panne pannelli sul soffitto in realtà sono mobili e, e, per cercare poi di adeguare l'acustica ai singoli repertori che poi vengono ehm, ospitati in questo luogo. Ecco, questo è un esempio di eh, rapporti tra musica e architettura che ha accompagnato, come abbiamo visto dalle cattedrali dell'XI dell secolo, XII eh, ehm, secolo, ha accompagnato sempre la storia del repertorio musicale, cioè la musica ha sempre avuto bisogno di un luogo e quindi il dialogo da questo punto di vista ci è sempre stato. C'è poi un livello eh, di, di relazione tra la musica e l'architettura che invece è più concettuale e più speculativo e ha accomunato musica e architettura in un momento preciso della storia. Fino all'inizio del Trecento la musica era considerata e trattata... Nella vastissima trattatistica eh, appunto teorica, come una scienza. La musica era eh, assieme all'aritmetica, aritmetica, geometria e astronomia parte del quadrivium e ehm, tendenzialmente dissociata dalla pratica. Noi oggi, quando pensiamo alla musica, pensiamo a un fatto mh, pratico, di fruizione eh, quotidiana. E, mh, la musica non era questo nel Medioevo, e più indietro si va, e più questo è vero. Tant'è vero che. Eh, cito la famosissima frase che Guido d'Arezzo scrisse nel suo Micrologus eh, musicorum et cantorum magna est distantia ist dicunt illisciunt que componit musica nam qui facit quod non sapit definitur bestia che vuol dire sostanzialmente eh, tra il musico, il musico teorico, il musico vero, quello che si occupa della musica e il cantor, cioè quello che fa la musica c'è una grande distanza questi... Eh, dicono, cioè i cantor dicono, ma in realtà non sanno di sapere quelli che, gli, che, quelli che invece gli altri sanno, cioè questi dicono solo, mentre gli altri sanno veramente ciò di cui è composta la musica. Infatti chi fa ciò che non sa, come i cantor, cioè il musico pratico, è definito una bestia. Questo a indicarvi come a quest'epoca il, il cantor, cioè chi si occupava di praticamente di quello che oggi noi chiamiamo musicista, fosse considerato una bestia perché non sapeva ciò di cui stava parlando. Era semplicemente eh, un, un mero eh, come dire, operaio, della, senza togliere niente gli operai per carità, però per darci quest'idea di uh, uh, qualcuno che, eh, che mette in pratica qualcosa che in realtà di cui non sa veramente le regole e, e i principi. La, la, la musica era una scienza speculativa basata sui numeri e ehm, che regola le proporzioni degli intervalli di cui poi la musica si serve, ma non si occupava assolutamente dell'aspetto pratico della musica parallelamente l'architettura era un'arte meccanica, ars meccanica detta in latino cioè ehm, una eh, pratica di cantiere prima di, priva di ogni speculazione e, teori e teorizzazione e quindi pratica eh, la, la cattedrale, di, cattedrali come quella di Notre Dame veniva fatta non perché ci fosse una speculazione particolare dietro, un progetto particolare dietro ma nasceva quasi per gemmazione ehm, eh, grazie alla, alla capacità straordinaria dei maestri del cantiere di eh, poterla concepire, di poterla eh, mettere in pratica, cioè costruirla. Attorno al 300, con la nascita della polifonia complessa, eh, detta Ars Nova, i teorici musicali iniziano a occuparsi sempre più della misura, non solo degli intervalli, perché questo continuerà a lungo, ma anche della misura, cioè i numeri che regolano la misura del tempo. Per e del ritmo, aspetto legato assai più alla pratica compositiva e alla tecnica di scrittura. In questo modo il musicus di Guido Raezzo si fa anche cantor e il cantor si fa anche musicus. E proprio questo. Il momento in cui l'architettura inizia a guardare alla musica come strumento teorico per elevarsi ars mechanica a d'ars meccanica ad ars liberalis, cioè proprio mentre il, storicamente quando eh, eh, la teoria, la musica come scienza inizia a sporcarsi le mani con la pratica in qualche modo. Ecco che in quel preciso momento siamo tra la fine del 300 e l'inizio del 400. L'architettura inizia a guardare, eh, cioè l'architetto inizia a guardare alla musica come a ah, un, eh, mh, e alle relazioni che può instaurare con la musica come uno strumento per elevarsi da ars, meccanica ars liberalis. Così nasce all'inizio del 400 una trattatistica applicata poi alla pratica di cantiere e allo stile compositivo architettonico, che inizia a guardare al sistema delle proporzioni e degli intervalli come legittimazione del proprio status. E diventa così rappresentazione di quel concetto platonico, pitagorico-platonico, di armonia riflesso di uno, una più ampia armonia cosmica, che vedeva nel microcosmo dell'uomo il riflesso del più ampio macrocosmo. Da questo momento in poi, l'incontro tra musica e architettura mette in comune una, un glossario, una serie di termini quali ritmo, composizione, proporzioni, armonia, intervalli, contrappunto, consonanza e dissonanza, termini che tuttora l'architetto usa e tuttora il musico usa. Chiaramente oggi si usano questi termini deprivati in qualche modo di tutte le speculazioni filosofiche e di pensiero che li hanno generati, ma comunque rimangono tuttora parte di un glossario comune. Sarebbe interessante approfondire tutti questi termini, ma eh, eh, mi soffermerò eh, questa sera, cercando di fare prima possibile, eh, sul, termine proporzioni perché, eh, sul tema delle proporzioni perché è l'argomento che ho approfondito di più ed è anche l'argomento dove le due discipline si sono incontrate, proprio a livello teorico, ma anche pratico, in maniera veramente, eh, veramente molto forte. La teoria delle proporzioni ha radici molto lontane, e, e, ma è sicuramente nella Grecia del VI secolo che ne viene definita la base dottrinale con l'introduzione da parte di Pitagora della filosofia matematica applicata prima di tutto alla musica, ma che subito venne fatta propria anche dalle arti figurative. Basta ricordare che Policleto disse il bello sorge a poco a poco dal numero, cosa che per noi oggi è un po' incomprensibile, perché per noi il bello, soprattutto dall'Ottocento in poi, è diventato qualcosa di legato all'ispirazione dell'artista, all'invenzione, ma non certo al numero. E facendo esperimenti sul monocordo, che è questo arnese di cui ho, ho tratto una illustrazione molto più tarda, della Seicentesca, facendo esperimenti sul monocordo, Pitagora notò che esisteva una relazione precisa tra la lunghezza della corda vibrante, vale a dire tutta la, lu la, la lunghezza di questa corda, che eh, senza questo piccolo eh, ostacolo, detto che potremmo chiamare ponticello, suonerebbe una certa nota, e l'altezza del suono che, pro che produce. Cioè, che cosa succede? Che se io ho una corda come questa che mettiamo che è un Do del Do centrale del pianoforte, se io prendo un ponticello, che questo eh, è, era mobile nel monocordo, e lo piazzo esattamente a metà della sua lunghezza, scopro, come scoprì Pitagora, che lo suono che ottengo è esattamente il Do dell'ottava superiore. Quindi... In un rapporto di 1 a 2, di rapporti di lunghezza, Pitagora stabilisce che, eh, e questo è un fenomeno fisico, non è che l'ha inventato, lo ha scoperto, eh, si, eh, si fissa l'intervallo di ottava, così come il rapporto 2 eh, a 3 per la quinta. 3 a 4 per la quarta, 1 a 3 la, la quinta più l'ottava, 1 a 4 la doppia ottava. Pitagora sostanzialmente individua nella, eh, nei primi 4 nu, numeri del, eh, naturali e nei loro rapporti eh, la sintesi della perfezione degli intervalli musicali eh, che dà origine a quelle che tecnicamente vengono definite consonanze perfette. Ehm, questa teoria venne poi tramandata attraverso Boezio. Nel, eh, attorno al V secolo, a tutta la trattatistica medievale e che subì, eh, e quindi tutta, ehm, quando parlavo prima della trattatistica medievale che parlava del numero e dei numeri che sottendono agli intervalli, e, e da questo punto di vista la musica appunto speculava, ehm, parlavo esattamente di questo, cioè della eredità che da Pitagora arrivò attraverso e alla cultura eh, medievale e, e che fece prova Propria e che continuò nei secoli fino a quando, per eh, come dire, ehm, ehm, necessità legate alla musica pratica, Zarlino alle, alla metà del Cinquecento. Nelle sue istituzioni armoniche ehm, scoprì in qualche modo che si poteva eh, ampliare il numero delle consonanze includendo alle prime quattro numeri altri due numeri, cioè il 5 e il 6. E nei rapporti 4 a 5 e 5 a 6, includere nella, nella, nella rosa delle consonanze perfette anche la terza maggiore e la terza minore. Eh, questo un è un, un discorso un po' tecnico, però vorrei far sentire un piccolo frammento eh, di eh, ancora un altro pezzo di perotino, eh, un conductus, e un piccolo frammento di un pezzo di palestrina per farvi capire cosa significa considerare o meno le terze come consonanze. Allora, in, nel primo pezzo di Perottino sentirete un certo tipo di armonia, un certo tipo di, di, di uso degli intervalli eh, nella polifonia e ne sentirete altri eh, eh, in, in Palestrina che più o meno è, contemporane è contemporaneo di Zerlino. la sonatura del cantante eh, non era una bellissima edizione però quello che vorrei spero che abbiate colto è proprio la eh, diversa come dire, la, la diversa degli intervalli cioè mentre nel primo pezzo sostanzialmente tutto andava per passaggi di eh, attraverso ottave quinte unisoni ottave quinte unisoni questo è un tipo di trattamento della polifonia che introduce appunto le terze le seste introduce molta più ehm, eh, come dire ehm, eh, molte più possibilità armoniche proprio perché eh, le terze, che nel Medioevo erano considerate eh, consonanze eh, imperfette, non vengono mai messe nell'accordo, mentre invece questo inizia a essere nell'uso e nella pratica fine quattrocentesca e cinquecentesca tanto da indurre Zarlino a trovare in qualche modo un, un, una, una, come dire, una ragione anche matematica, teorica per dimostrare che eh, anche le terze erano e di conseguenza poi le seste erano delle forme di consonanze, non pure non perfette come le altre ma sicuramente consonanze quindi usate nella pratica tutto l'umanesimo e il rinascimento artistico avevano subito il fascino di questa filosofia pitagorico-platonica e ehm, arrivando anche nell'ambito architettonico, divina è la forza dei numeri tra loro con ragione comparata, dice Daniele Barbaro a metà del Cinquecento, era, era amico di Zarlino. Eh, ragione comparata vuol dire in rapporti proporzionali, e Palladio dice: Le proporzioni delle voci sono armonia delle orecchie, così come quelle proporzioni delle misure sono armonia degli occhi. Ecco quello che gli architetti sostanzialmente iniziano, e, ma questo già dall'Alberti a metà del Quattrocento, iniziano a. a, 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 a a fissare è che sostanzialmente c'è un'analogia percettiva, eh, cioè l'occhio e l'orecchio reagiscono in maniera analoga di fronte alle stesse proporzioni. Cosa, faccio un esempio pratico perché mh, può sembrare eh, così un po' astratto il discorso. Allora, se noi prendiamo una corda eh, intera e la dividiamo in due e otteniamo un'ottava e questa l'orecchio la percepisce come perfetto, come consonante, come piacevole. Un'ottava è un intervento piacevole, così come una quinta se noi prendiamo due terzi della lunghezza, lo stesso tipo di proporzione lo posso usare per esempio per dimensionare questo spazio. Allora se io do una lunghezza di 10 metri e una, una larghezza di 5 metri, ecco che applico sostanzialmente il rapporto di ottava a questo spazio, così come la stessa cosa se applicassi un rapporto di 2 a 3 tra queste due dimensioni. Ma poi questa speculazione va avanti ulteriormente perché... Eh, noi possiamo applicare anche la media, e a Palladio parla delle medie armoniche proporzionali, cioè date due dimensioni, come dimensionare in maniera armonica ter la terza dimensione, cioè l'altezza, e anche in questo caso si applica, si applica lo stesso principio musicale, cioè in un'ottava tra uno e due in un rapporto di 1 e 2, ci sta bene una quinta, un accordo di tonica, quinta, ottava, suona bene, suona armonico e io posso esattamente, ed è rappresentato la sequenza dei numeri 2, 3, 4. La stessa sequenza io la posso applicare nelle tre dimensioni di uno spazio. Questo è sostanzialmente quel tipo di ragionamento che gli architetti teorici, ma anche pratici, perché poi applicavano effettivamente questi numeri agli spazi, eh, hanno eh, portato avanti dal 400 in poi proprio per ehm, garantire quella che loro definiscono l'euritmia, cioè l'armonia, la venusta, usando un termine vitruviano, ehm, dell'edificio. Solo che cosa succede? Che eh, questo interesse per questo tipo di ehm, adesso non mi ricordo che cosa ah, ecco, ehm, l'inclusione in realtà delle terze e delle seste come rapporti armonici, quindi ehm, belli da vedere e belli da sentire, arriva molto tardi, alla fine, solo alla fine del Seicento. Ci fu un trattatista eh, francese che allargò l'ambito delle proporzioni eh, architettoniche, che ormai, eh, musicali che ormai da più di un secolo erano state teorizzate, e applicate e, e digerite, solo alla fine del Seicento questo aggiornamento zarliniano viene accolto nel mondo dell'architettura. Ed è proprio in questo momento, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, che succede ancora un passaggio ulteriore e questo è ad opera di ehm, Giordano Riccati, eh, un, eh, un eh, illuminista eh, veneto, il quale si occupava contemporaneamente di temperamenti. Il temperamento è un... Ehm, eh, il temperamento è eh, un, ehm, eh, una diciamo, eh, approssimazione necessaria eh, per rendere eh, questi intervalli puri, perfetti, compatibili con la corratura degli strumenti a tastiera. Perché adesso faccio un salto rispetto a... dopo torniamo un attimo indietro. Allora, nella teoria pitagorica abbiamo visto che eh, il, appunto l'ottava eh, ci sono questi intervalli. Il problema è che da un punto di vista puramente numerico, questi gli intervalli che stanno dentro alla scala diatonica, cioè quello che c'è tra un Do e un Do, abbiamo visto la quarta funziona, la quinta funzione sono compatibili con l'ottava, ma le note intermedie pongono qualche problema. Perché la somma di due quinte, di una quinta più una quarta, eh, vediamo che fa effettivamente, da un punto di vista puramente matematico, fa ottenere il rapporto 2 a 1. Ma se noi prendiamo le tre terze maggiori che comunque costruiscono quella stessa ottava, il risultato matematico, ma è anche un risultato fisico, è di, una, un, um, eh, di, un, um, di un numero 125-64esimi che, che è molto vicino all'ottava, molto vicino a, a 2 a 1, ma non è esattamente 2 a 1. Così come la somma di tre terze, che dovrebbe ancora una volta dare 2 a 1, e questo ve lo esemplifico con questo schema della scala del pianoforte. Vedete qua, 4 a 5 più 4 a 5 più 4 a 5, cioè tre terze minori. Teoricamente partono da un Do e arrivano a un Do, ma in realtà il valore matematico, fisico, è di 1296 su 625, che non è esattamente 2 a 1. Questo è il problema. Pratico e te teorico da un lato, ma diventa un problema pratico nella codatura degli strumenti a tastiera. Perché avendo il sistema occidentale semplicemente una scala di sette suoni, eh, si poneva il problema di come far stare questi sette suoni in maniera coerente perché le ottave fossero sempre perfette. Allora, questo principio di approssimazione degli intervalli a un certo punto nella teoria di Giordano Riccati diventa parte integrante anche della teoria architettonica e questo è, ehm, nasce da un'esigenza di rendere scientifica la teoria architettonica. Torno indietro alla citazione precedente che avevo saltato sperando che compaia. Ecco. E Giordano Riccati a un certo punto, in uno dei tantissimi scritti che ci ha lasciato, dice La che dalla musica l'architettura prende le semplici proporzioni in grazia della venustà delle fabbriche. E questo uno dice fino a questo punto lo sapevamo già da Alberti, da Palladio, da, eh, da tutti gli architetti precedenti. Ma lui di, aggiunge al Galileo che uno dice Galileo, cosa c'entra Galileo? Sì, Galileo è per lui il rappresentante della teoria sulla, mh, sulla, eh, sulla scienza speciale scienza eh, Applicata al Galileo, debbasi l'osservazione che quelle semplici proporzioni che piacciono all'orecchio piacciono pure all'occhio, il quale, peraltro, trattandosi di proporzione, è dell'orecchio più ottuso e non richiede tanta esattezza. Quindi è proprio questo cercare di relazionare l'architettura a una forma di scienza che porta Giordano Riccati a includere nella teoria delle proporzioni classica che aveva ormai alcuni secoli di vita, includere a questa teoria anche una teoria scientifica dell'approssimazione che lui aveva teorizzato nel sistema dei temperamenti musicali. Cioè sostanzialmente dalla musica non si prende solo il principio della perfezione, ma si applica la musica all'architettura anche il principio di approssimazione che la teoria dei temperamenti aveva elaborato per rendere pratico il principio teorico del sistema degli intervalli di Pitagora. E tutto questo perché l'obiettivo di Giordano Riccati è sostanzialmente quello di elevare l'architettura non più lasciarla allo stato di Ars Liberalis, come era stato fatto nel Rinascimento, ma elevarla addirittura a scienza, una scienza mista. L'architettura diventa, nella teoria di Giordano Riccati, una scienza mista che ha bisogno della relazione di tutte le scienze mista, che si serve della matematica come principio ordinatore, ma che ammette eh, la, il principio dell'approssimazione per renderla possibile. Perché la scienza mista, che era nata a partire da. da proprio in quest'epoca, la nascita delle scienze eh, pa, partono proprio la, nella seconda metà del Seicento, e anche la speculazione sulle scienze, la scienza mista è quella scienza che, assieme ad altre, non solo l'architettura, ovviamente, che. Si basa sul numero, ma che in qualche modo si deve sporcare con la pratica del, del, del manufatto, la pratica del fatto fisico, e quindi non è una matematica pura, ma è una matematica che si sporca. E il principio del temperamento. Che ha le sue origini in un'esigenza un, un puramente musicale e pratica musicale dell'accordatura degli strumenti, diventa proprio quello strumento che permette all'architetto ancora di rimanere legato al, al, a un bello proporzionato, ma che permette una approssimazione, un'approssimazione comunque sempre controllata attraverso il numero. Vorrei concludere dicendo. Che in realtà questa, ehm, eh, il ragionamento sul sistema delle proporzioni e quindi sul sistema di eh, un bello che, non è, ehm, eh, che è regolato da, dal numero ed è regolato da un, un come dire, oggi si potrebbe dire da una griglia eh, numerica, eh, fu fatta, questo adesso l'abbiamo già visto, volevo arrivare all'ultima. Ecco, questa è, 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 è la, diciamo, la citazione che spiega quello che ho detto prima: questa libertà di surrogare il prossimo semplice all'esatto composto, la concedo di buona voglia anche all'architettura. È esattamente il principio del temperamento, cioè di, eh, di eh, avvicinare, di surrogare il prossimo semplice all'esatto composto, cioè di ammettere l'approssimazione. La, eh, e appunto vorrei concludere per lanciare poi la, eh, la, 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 la palla a, 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 a Ricciarda, eh, con una citazione, facendo un salto logico e temporale, di Le Corbusier, che eh, a lungo riflette, riflette sul principio dei, delle proporzioni, tanto da. Scrivere nel, nella sua opera una Architecture il tracciato regolatore, che è sostanzialmente un tracciato di una griglia numerica, è una soddisfazione di ordine spirituale che porta alla ricerca di rapporti sottili e armoniosi. Allora, ordine spirituale perché ci rimanda all'idea che comunque dopo l'Ottocento il bello ha iniziato a essere non solo appannaggio di un sistema teorico-filosofico, ma anche. Personale, no? E quindi per questo Le lo, lo sente di ordine spirituale, che porta alla ricerca di rapporti sottili e armoniosi e conferisce all'opera l'euritmia, che è esattamente quell'euritmia che Palladio, eh, Aleberti, Daniele Barbaro e i grandi architetti del Rinascimento avevano cercato. Grazie. Dunque, forse partiamo proprio dalle corbusie, perché in effetti io mi eh, così vi porterò in tempi molto più vicini a noi, molto più recenti, che sono quelli del Novecento, se non addirittura eh, appunto gli anni, gli anni nostri. E, però, visto che parliamo di proporzioni e che invece io vi parlerò soprattutto di un altro aspetto, eh, diciamo, di eh, relazione tra musica e architettura, che è forse più. Eh, propriamente possiamo definire il rapporto tra spazio e suono. Eh, ehm. Io credo che per gli architetti sia molto importante pensare alla sonorità degli spazi, è un po' quello che faccio, è cercare di sensibilizzarli in questo senso. Si pensa molto alla luce, a, ad alcuni fatti così sensoriali nella progettazione architettonica, ma si pensa poco in genere all'aspetto acustico. E invece il problema acustico ci riguarda tutti eh, quotidianamente, eh, quello così, del problema del traffico per strada, del eh, ristorante impossibile eh, parlarsi, eccetera. E c'è una normativa in questo senso eh, obiettivamente carente, cioè anche eh, diciamo, nell'ottica di una progettazione sostenibile di cui si parla tanto di questi tempi, la questione dell'acustica non è molto approfondita, ci sono delle norme che prevedono dei massimi eh, diciamo decibel per appunti, rumori eh, eh, prodotti da veicoli, aeroplani, eccetera. Si prevede spesso nei piani la realizzazione di aree silenziose, ma ecco, oltre a questo non si va. Invece credo che bisogna, ma non lo credo soltanto io, ci sono dei centri eh, specializzati in materia un po' in giro per il mondo. È dagli anni Ottanta che ci si ragiona eh, in maniera diciamo un po' più complessa. E comunque crediamo appunto che bisogna ragionare sulla eh, qualità, se mi permettete, dei rumori, cioè un rumore diverso da un altro a seconda anche di come, della sua di come è composto. Dai. Quindi può essere dannosissimo un rumore anche emesso a uh, un'intensità un bassa e può essere invece molto piacevole un suono uh, così, invece sentito a un'intensità molto elevata. Quindi non è soltanto questione di decibel, ma bisogna capire di che tipo di suoni si tratta. Comunque, come vi dicevo, io comincerei da quel video di Xenakis che si intitola Padiglione Philips. Perché il Padiglione Philips è stato progettato dalle Corbusier, per l'appunto, in insieme a Yannis Xenakis, che forse voi appassionati di musica conoscerete, questa figura che comunque dovete conoscere, visto il tema di questa sera, perché era architetto e musicista e forse una delle personalità più interessanti che si sono rivolte a queste due arti insieme, Yannis Xenakis. Ha collaborato a lungo eh, con Le Corbusier, era lui che disegnava le vetrate di Le Corbusier secondo dei ritmi, che poi, dei ritmi eh, diciamo musicali, armonici. E nel 1956 cominciano a lavorare a questo padiglione, forse possiamo cominciare anche a vedere il video. Uh, un padiglione che viene commissionato dalla Philips per l'Expo di Bruxelles. E che um, ecco qua vi faccio sentire l'inizio. Questo che sentite è Metastasis la musica di Sempre di Xenakis. Anzi vi faccio vedere, questa è una musica fatta di glissandi. Bene, così. E' una musica fatta di glissandi che trova, eh, di cui questo invece che adesso vedrete proiettato è uno schizzo della partitura, dal powerpoint che adesso vedrete, e, questo padiglione era stato commissionato appunto dalla Philips per mostrare eh, questi strumenti. Eh, mh, producendo di eh, grandissima tecnologia eh, luminosi, audio, video di tutti i tipi, e dunque avevano chiesto alla Corbusier di inventare un padiglione in cui si potessero mostrare tutti questi nuovi strumenti. E dunque in realtà ci ha lavorato Xenakis per lui, e c'è anzi un carteggio eh, molto interessante dalla fondazione Le Corbusier in cui in effetti è Le Corbusier che firma sempre tutti i documenti e Xenakis che in realtà ci lavora, alla fine si arriva anche alla rottura perché naturalmente si contendevano il progetto. Comunque questo per dire che Xenakis in quegli anni sta lavorando a Metastasis, questo che vedete è uno schizzo della partitura e riconoscerete queste eh, linee di parabola che sono le stesse dei paraboloidi con cui avete, dei conoidi con cui avete visto eh, fatto questo padiglione, che era pensato per delle proiezioni abbastanza spettacolari al suo interno, per cui queste superfici curve permettevano di, eh, così, dei grandissimi giochi di divertimento, con, eh, con anche una musica di Varese, che è Poème électronique, che è stata composta apposta un due minuti di musica di Xenakis, che invece non è questa Metastasis che invece è un brano orchestrale più ampio, eccetera, ma un piccolo brano elettronico e più luci, non so, c'erano dentro, adesso non so, non mi ricordo più il numero esatto, quante eh, decine di altoparlanti per proiettare il suono nello spazio. Dunque, da un lato questa corrispondenza, diciamo, più di disegno, dall'altra invece questo interesse di giocare con la proiezione del suono nello spazio. E in effetti ehm, io adesso vi porto degli esempi che riguardano soprattutto gli spazi aperti, gli spazi pubblici della città. Mm, poi c'è tutto un discorso invece da, da pensare per quello che riguarda anche l'evoluzione delle sale. Siamo arrivati fino a... A Roma, che comunque è una sala molto tradizionale, poi c'è una storia invece delle sale, diciamo più sperimentali, che è molto interessante per come si possono pensare a spazi della musica riadattare spazi fieristici, o, insomma, ce ne di tutti i padiglioni pensati da Stockhausen per l'Expo di Osar, padiglioni sferici, padiglioni, insomma, cose molto interessanti ma non, non ne parliamo oggi. Questa invece è un'altra partitura di Lorenz Barber che è un musicista, un compositore eh, spagnolo che si diverte a pensare concerti per campane di, delle città. Quindi sceglie delle città e studia un po' la disposizione di tutte le chiese e di tutte le campane, della qualità dei suoni di queste campane e pensa a dei concerti per tutta la città in cui mette d'accordo tutti i maestri campanari con una partitura che appunto è fatta di questo... Adesso questa l'ha fatta a Roma in occasione del Giubileo, per cui a sinistra c'è tutto l'elenco delle chiese di Roma che erano coinvolte in questo grande concerto. Sopra vedete lo scorrere dei secondi, tutti hanno un cronometro, partono con un colpo di pistola, partono tutti insieme e a seconda di cosa ha previsto il compositore, eh, così viene suonata una musica per tutta la città. È per carità una cosa forse più spettacolare che musicale, ma credo che sia interessante per eh, lo spettatore appunto capire le distanze, gli spazi, i rapporti. Eh, appunto tra i, i punti focali o meno della città, quindi camminando per le strade, non solo si capiscono le proporzioni tra un campanile e l'altro, le, le loro altezze, eccetera, ma anche come poi tutto questo risuona a seconda della conformazione delle strade, delle piazze, eh, del verde, eccetera. Quindi sono cose divertenti molto. Questa invece è stata inaugurata settimana scorsa, è un'opera eh, di arte contemporanea di Alberto Garutti. A Milano c'è in corso questa mostra al PAC. Alberto Garutti è un artista che lavora molto con l'arte pubblica, e appunto il Comune di Milano gli ha commissionato. Insomma adesso c'è questa sua mostra al Padiglione d'Arte Contemporanea, e in occasione della mostra gli ha fatto realizzare in un punto importante per Milano in questi, in questi tempi, fa parte di quel grattacielo che sicuramente avreste visto fotografato se non siete stati eh, in, questi, in questi mesi a Milano, che è quello dell'unicredit, quello molto discusso per un lungo puntone proprio forse un po' superfluo, giusto per essere più alto di tutto il resto. Eccetera. Ecco, all'interno Garutti ha eh, così inserito una sua opera che riflette sulle sonorità della città, è un, un insieme di tubi. Se volete trombe, se volete, insomma, pensatela come volete, ma l'idea è che mh, questi tubi collegano tra loro spazi di questo grande edificio, eh, anzi monumentale da cielo, per essere più precisi, e l'opera è dedicata a tutti coloro che eh, sono interessati a pensare alle voci e ai suoni della città, quindi un po' simbolica ma insomma. Per dire. Io credo che abbia pensato a Athanasius Kircher, questo lo vedete nel 1600, che eh, faceva delle così, invenzioni straordinarie in questo senso, giocando appunto sulla eh, riflessione del suono, e eccetera. Quindi, se siete appassionati di queste cose, vi consiglio soprattutto di. Così, di leggere e di vedere questi magnifici trattati di Kier, che Kircher di altri tempi. La musica, in realtà, nel corso del Novecento ha cercato spazi esecutivi inediti, cioè è uscita dalle sale da concerto, o forse all'inizio ha cominciato a portare nelle sale da concerto i rumori della città, se pensiamo ai futuristi. Poi, però, c'è stato Cage, c'è stato Cage che ha scombinato un po' le cose, per cui in realtà eh, il rumore comincia ad assumere lo stesso ruolo del, del suono, insomma, come, come distinguere suoni e rumori. Eh, se pensiamo a. 4.33, quel pezzo che veramente rivoluziona un po' la storia della musica, credo che sia del 52, o no, 52, credo 54, insomma. Comunque, l'idea di silence, di questo 4, 4 minuti e 33 di silenzio, che cos'è un pezzo teatrale che in realtà. Fa riflettere su, non so se vi è mai capitato, di, di uh, così, un concerto con in programma 4.33, non fa più l'effetto uh, naturalmente della prima esecuzione, ma comunque sono lunghi questi 4 minuti e 33 secondi di silenzio in cui soprattutto siamo uh, spinti a pensare a che cosa ci succede intorno, quindi un ribaltamento del così, punto di vista dell'esecutore e, uh, e del pubblico. Poi c'è stata la musica concreta, quindi musica fatta di rumori, eh, eccetera. E poi invece c'è tutto un filone che io credo interessante soprattutto per gli architetti, perché appunto il mio punto di partenza era quello di cercare di dare un po' una struttura a questa eh, nuova acustica, più diciamo questo modo un pochino più consapevole di affrontare il problema dell'acustica in dell architettura, e un suggerimento è quello di guardare cosa hanno fatto le sperimentazioni nel mondo della musica e dell'arte in questo senso, perché non, appunto, molto hanno fatto, ma in termini sperimentali. E dunque qua vi porto alcuni esempi, eh, alcuni esempi, in particolare un duo, si chiamano Odland e Aueinger, da, no, dagli anni 90, eh, installazioni sonore in giro per il mondo che funzionano in questo modo, cioè eh, lavorano sui rumori, quindi sui rumori esistenti e li trasformano in musica con degli apparecchi in realtà abbastanza semplici perché eh, adesso a volte usano anche l'elettronica, quindi sono più sofisticati, ma tendenzialmente usano per esempio dei grossi tubi, tubi, sonori, tubi armonici li chiamano loro. E sono come dei tubi, immaginate dei tubi lunghi 4 metri per esempio, che funzionano come eh, un clarinetto, come uno strumento a fiato, per cui eh, il suono entra da una parte, loro posizionano il microfono a un certo punto del tubo, selezionano quindi dei, degli armonici, perché adesso prima Claudia ci parlava del funzionamento della corda, quindi di come funzionano gli strumenti a corda, ma gli strumenti a fiato in realtà funzionano un po' nello stesso modo, però sono colonne d'aria che vibrano, ma ci sono sempre le stesse proporzioni, quindi se ponete il microfono a metà del tubo sentirete la prima armonica che appunto è eh, il suono più acuto di un'ottava del suono grave che invece verrebbe prodotto da una lunga canna, per esempio d'organo, lunga quei 4 metri. Quindi O'Donnell e Auinger posizionano, anzi vi faccio vedere qualche schema così tutto diventa un po' più chiaro, ecco, posizionano eh, in alcuni punti della città particolarmente trafficati questi tubi e queste colonne d'aria mosse dalla, eh, dal motore dell'autobus, della macchina o del motorino, in realtà vengono selezionati, filtrati e poi riprodotti, poco lontano, con una barriera acustica per essere un po' protetti, e quindi filtrano dei suoni dal rumore esistente, tirano fuori dei suoni armonici, con degli altoparlanti, di solito sono in cemento per evitare poi so, che i vandali li rovinino, e fanno musica in questo modo. Per darvi un esempio di che cosa possono produrre questi, questo sistema di filtraggio, vi faccio sentire un esempio. In realtà non si tratta di tubi, ma si tratta di un'installazione che hanno fatto ai Fori Traianei a Roma e, in effetti, dato il sito, si sono divertiti a lavorare su quello che hanno trovato lì e per cui le anfore. Quindi, invece dei tubi, hanno lavorato su quattro anfore, ne hanno scelte quattro, un po' differenti per dimensione. E le anfore. Mm, Insomma, la questione dei vasi risonatori eh, da Vitruvio, eh, così, ha delle, eh, i vasi risonatori hanno delle poten potenzialità molto interessanti, cioè cattura, um, una, un vaso risonatore come può essere un'anfora un diciamo, corrisponde a un certo suono a seconda della dimensione del suo collo, della, appunto, della sua altezza, della sua dimensione. Per cui ogni anfora in qualche modo corrisponde a un suono, è lo stesso principio che si usa, non so se ci sono qua anche nei pannelli eh, isolanti, dietro quei buchini ci sono sempre delle sorte di piccole anfore, che si riempie di materiale assorbente così si assorbe il suono che corrisponde a quella frequenza, ecco diciamo. Invece eh, nei teatri antichi si mettevano sotto i sedili in modo che rinforzassero invece la voce dell'attore. Dunque io vi chiederei di sentire in quei due file audio che si chiamano OPUA, Roma originale e Roma trasformato. Prima Roma originale che sono dieci secondi di traffico romano intorno ai fori tra Ecco, ora invece quel suono che loro sono stati capaci di filtrare da questo. Quindi non hanno aggiunto nulla, hanno tolto, perché hanno messo questi microfoni nelle anfore e questo è quello che viene fuori. trovo che sia abbastanza impressionante. E poi c'è, a questo proposito, vi eh, consiglio, se non lo conoscete già, di leggere Oliver Sacks, che sono questi studi interessantissimi. Eh, Oliver Sacks è un neurologo veramente straordinario e Sacks sostiene che una parte del nostro cervello legga i rumori, l'altra parte legga invece diciamo, la musica, i suoni armonici. Per cui è interessante pensare che una insomma, i fori tra INA, così rumorosi li leggiamo in un modo, così trasformati con una semplice installazione sonora li interpretiamo in modo totalmente diverso. Vabbè, insomma, questa è una curiosità. Invece, riprendendo il nostro PowerPoint. Ecco, questo è uno schema che vi fa capire, loro scelgono sempre questi tre settimi, che è una, appunto una posizione un po' strana, se pensate ai rapporti che abbiamo visto prima, che appunto dà dei suoni armonici un po' particolari, cioè non la banale ottava o la quinta, ma insomma suoni un pochino più, diciamo, mh, diversi dal solito. Questi sono i loro cubi, eccetera. Un altro artista teniamo d'occhio per allora. Sì, vi, vi faccio due esempi di come si può lavorare in maniera an, molto diversa sul suono. Adesso questo si tratta di filtrare rumori che esistono, di trasformarli in tutt'altro. Un altro artista che si interessa a questa questione dei rumori dei, dei suoni, diciamo, urbani è Bill Fontana, che invece ha lavorato molto in America. Ehm, questo è il ponte di Brooklyn, no, in realtà io vi farei vedere un altro esempio, questo è eh, appunto più vicino a noi, Venezia. Insomma, Bill Fontana lavora su, su un principio fondamentale, cioè eh, si diverte molto a separare la sorgente sonora dal suo contesto così normale, dal suo contesto vero. Per cui quello che fa è registrare suoni in un luogo e riproporli in un contesto completamente diverso. Un'operazione semplicissima che in realtà eh, è abbastanza... Estraniante per quando ci si trova poi in questo posto. Per cui quello che vedevate prima, che era il ponte di Brooklyn, in occasione del cento, dei cento anni del ponte, aveva sistemato alcuni microfoni e poi li faceva risentire al World Trade Center, in realtà anche in altri punti di New York, ma insomma, soprattutto al World Trade Center. Che cosa voleva che, eh, dire? Che il newyorkese passava per il World Trade Center, che conosceva benissimo, insomma, un luogo così familiare a qualunque newyorkese, in realtà sentiva un suono molto forte che gli era estremamente familiare, ma che non apparteneva a quel luogo e su cui forse non aveva mai neanche riflettuto, per cui c'era questo effetto stranissimo di riconoscere un, luogo, insomma, di leggere, di vivere in due geografie <ride> diciamo allo stesso momento. E quindi Bill Fontana gioca molto su questo contrasto tra percezione visiva e percezione uditiva, eh, appunto su dei paradossi sonori, ecco, diciamo così. Ecco, questa immagine che è la peggiore di tutte, ma eh, quella di cui vorrei dirvi due parole, è quando a Parigi ha installato sull'arco di trionfo decine di altoparlanti che trasmettevano i suoni del mare che, eh, appunto della Normandia, che si, le onde che si infrangevano sulla costa della Normandia, perché era in occasione anche qua di un anniversario dello sbarco in Normandia e della liberazione, e quindi aveva deciso di eh, rappresentarlo così musicalmente eh, sull'Arco di Trionfo, cioè, scegliendo anche un punto particolarmente simbolico per Parigi, uno dei punti forse più trafficati della città, e questo era interessante perché, giocando con il rumore dell'acqua, il rumore dell'acqua eh, equivale al rumore bianco, quello shh che, appunto, che tutti conosciamo, e che ha una proprietà che eh, contiene tutte le frequenze udibili. E la proprietà del rumore bianco è che, trasmesso anche abbastanza basso, eh, copre gli altri suoni. Per cui se voi siete in una piazza trafficatissima di fianco a una fontana, in realtà la fontana copre qualunque rumore che viva e chiacchierate molto tranquillamente col vostro vicino. Quindi, qua, ancora una volta, con questo sh dell'acqua, dall'arco di trionfo non si sentiva assolutamente nulla di, questi, di queste macchine che ti girano intorno, ma anzi, ti veramente riconduceva a un, un tutt'altro mondo. Ecco sono cose da eh, così, percepire naturalmente, sul, cioè hanno senso poi, eh, cioè, ma bisogna esserci, raccontarle è molto riduttivo. Però appunto così, per darvi un'idea di cosa, cosa si può fare. Allo stesso modo Max Neuhaus, che è un altro artista che è mancato qualche anno fa e che ha fatto moltissimo per la eh, sound art, ha realizzato in Times Square... Che è appunto forse il punto più caotico al mondo. Questo è il suo progetto, e questa è invece una fotografia. L'ha realizzato negli anni '70, ma ancora adesso c'è. Per cui se siete a New York e attraversate Times Square, quest'isola pedonale, eh, c'è una grata che conduce alla metropolitana e sotto questa grata lui ha sistemato dei grandi altoparlanti che invece. Trasmettono dei suoni che ha creato lui sinteticamente, per cui un altro tipo di operazione. Se Bill Fontana diciamo, spostava i suoni e se eh, Oden e Awinger li filtravano, qua invece si creano dei suoni apposta, crea in genere dei suoni. Dovrebbe esserci un video che adesso ascoltiamo qualche secondo per darvi un'idea di queste sonorità, che si intitola Newhouse. Insomma, sono dei suoni in realtà molto più delicati di quelli che appunto del rumore bianco o di quei rumori di prima, ma che anche questi hanno la proprietà di, ecco, sentiamolo, di eh, estranearvi completamente a quel che succede intorno. Così perché in realtà questo è lunghissimo e, eh, e però lì veramente è una questione, la più grande differenza forse tra musica e sound art è che in effetti la musica sono dei brani che hanno una certa durata, queste invece sono installazioni, appunto queste da 30 anni lì, a parte una interruzione per qualche anno, ma insomma si ragiona sulla, su una durata completamente diversa, per cui questi suoni durano per ore e ore, poi un po' si trasformano, a volte vengono anche pensati per un, non so, di giorno, di sera, eccetera, ma insomma, eh, ecco, dovete immaginare tutta un'altra proporzione temporale. E comunque anche qua l'effetto è che uno attraversa il punto più caotico della città e in realtà si trova in un altro mondo. Poi attraversa il semaforo e di nuovo piomba nella, nel caos di New York. Io avrei qualche altro esempio. Qua a Montreal, questa è una foto di Montreal dove ogni anno il comune commissiona dei compositori delle sinfonie eh, da fare per eh, le sirene delle navi perché Montreal così per mesi eh, è bloccata dal ghiaccio poi verso primavera eh, si comincia a rivivere e per cui queste grandi navi che hanno eh, in porto le fanno rivivere con un momento molto spettacolare, che è questa commissione che fanno ogni anno compositori diversi. I compositori scelgono anche se coinvolgere, non so, conservatorio, locale piuttosto che la banda, eccetera, ma sono pezzi tutti che hanno anche queste sirene delle navi. Ed è interessante perché pensate alla spazialità di un porto come quello di Montreal, quindi eh, non so, bisogna anche pensare alla. Il suono è lento, per cui è, eh, ecco, se parte la sirena e se la sentite da una parte del, del porto o dall'altra, c'è una differenza grossissima perché dovete pensare ai ritardi che ha questo suono. Prima, da una parte ne sentite una di sirena, l'altra arriva con dei secondi di ritardo, fa molta impressione. Ecco, quella foto che avete intravisto prima è di Punta della Dogana di Bill Fontana. Era un lavoro in cui in una città così piccola come Venezia, in cui si sente veramente tutto, aveva eh, scelto Punta della Dogana per trasmettere in tempo reale suoni che eh, della San Marco e di altri campi di Venezia. E quindi col microfono arrivava al, in tempo reale, arrivava in quel secondo eh, a Punta della Dogana eh, appunto il suono di non so quanti, 5 o 6 campi. In realtà tutto è talmente vicino che con il ritardo invece della velocità del suono poi arrivavano anche i suoni veri e propri. Per cui Piazza San Marco con un minimo di ritardo, San Giorgio. Quindi c'era questa sovrapposizione e però grazie ai suoni era possibile percepire le distanze. Per cui è così un esperimento interessante. No, concludo per questione di tempo con questo organo marino a Zara, realizzato in 2005-2006, non mi ricordo. Insomma, nel, in occasione della risistemazione del molo di Zara, che era stato costruito un po' rapidamente nell'immediato dopoguerra, Nicola Basic, architetto, ha coinvolto un compositore locale, hanno realizzato un grande, vero e proprio organo, cioè una scalinata che si affaccia sul mare, ma tutti questi fori hanno dietro delle canne. Le canne, quindi naturalmente è l'aria che suona, ma l'aria viene spinta dal mare, dalle onde del mare. Questo compositore ha deciso di rispettare la tradizione musicale locale, per cui ha scelto degli accordi, eh, cioè le note, vediamo se c'è lo schema delle note, eccolo, sono degli accordi così di musica slava, e quindi a seconda del ritmo del mare, del ritmo delle onde, e qua vi farei vedere il video Zara Croazia, Sentite questo suono. Adesso questo video è proprio un video preso da YouTube di un amatore che c'è stato, per cui vedrete dei cani che girano, però sentite è quello che faceva sentire meglio il suono. un punto così di massima attrazione per la città quindi ha completamente trasformato il ruolo di Zara e soprattutto di quel mollo dove nessuno osava andare invece adesso forse la la, diciamo, la piazza della città è diventata quella e con questo concluderei bene eh della sua parte, nel senso che a questo punto ci sarebbe da eh, incrociarli questi discorsi che sono stati uno stimolo veramente eh, duplice ma eh, notevolissimo proprio. Eh, così in effetti abbiamo pensato l'incontro, una parte sul passato, una parte sull'attualità e l'incrocio. Abbiamo dieci minuti ovviamente i ritardi sono sempre normali. Importante però che ci sia stato lo stimolo, non li voglio sprecare di dieci minuti in chiacchiere inutili. Eh. Ehm, dico subito le cose che devo dire, anzi la cosa fondamentale che devo dire eh, rubando tempo all'incrocio. Ehm, lo stimolo lo volete proseguire, fuori all'uscita forse l'avete visto entrando, c'è il eh, libro... Che ha scritto Claudia, perlomeno dove compare il saggio di Claudia e altri saggi e si occupano sempre di altri aspetti, di rapporti tra musica e architettura, nel 6-700. E trovate anche il libro di Ricciarda su queste cose. Molte delle foto, se non ricordo male, vengono proprio dal libro, anche che, cioè, le ritrovate nel libro. Per cui sono, due modi. sono in vendita qua fuori. Ehm, e non rubo altro tempo. Il microfono non lo voglio usare io, però. È a vostra disposizione. Direi che eh, questioni, domande, approfondimenti: eh, se vi vengono mh, delle curiosità che volete soddisfare, io sono pronto a cedervi il microfono. Se no, ne ho io di cose anche da chiedere. Qualcuno? Intanto io ne chiedo una eh, subito perché. Davvero, al di là del fatto che eh, si parlava del, de, dell'antichità e si parlava del mondo contemporaneo. Quello che, che si nota, proprio osservando anche dall'esterno le vostre relazioni, che eh, nel, nella relazione di Ricciarda, su relazione, insomma, queste chiacchiere, questi spunti, eh, è la ricerca artistica, è la sperimentazione che, eh, che esce in primo piano. no? Cioè eh, nel passato abbiamo sentito di architetti che ci hanno lasciato delle cose che sono ancora lì da vedere, e di musicisti che conosciamo, che eh, speculavano su questi rapporti, cercavano un po' di, eh, non so come dire, di fondare il proprio lavoro anche sulla base di quello del, del cugino di Mestiere Simili. Mentre invece abbiamo trovato eh, qui proprio questo. Come dire, cantiere continuo di sperimentazione, di installazioni sonore, di eh, giochi in senso buono, no? proprio di, eh, di mh, lavorio di curiosità su questo mondo, eh, più che non eh, il, il discorso su Renzo Piano, che eh, giustamente pensa come fare oggi. Un, eh, questo cioè, significa qualcosa? Cosa ci. Cosa ci, ci fa riflettere secondo te? Sì, a lei o a tutte e due, a tutte e due, tutte e due ovviamente. Ma in effetti, secondo me, eh, appunto come dicevo, io parto da un difetto che trovo nella progettazione architettonica e, e soprattutto dalla necessità di costruire un po' di mettere a sistema quel che è stato fatto finora in materia di diciamo acustica in senso lato, per capire come si può affrontare questo problema del, eh, dell'inquinamento acustico in maniera un po' più complessa. Per cui l'intenzione era andare a cercare chi aveva sperimentato, chi aveva fatto, perché credo che, eh, che lì si possano, insomma, ordinando le cose, eh, si possa fare un passo avanti. E, e in effetti le sale oggi, ma anche... Come dicevi io mi occupo di questa della sezione musica contemporanea di Radio Classica e per cui settimanalmente incontro compositori. La musica che si fa oggi, eh, sì, eh, la musica cerca, di, eh, cerca anche altre soluzioni, la, cerca appunto eh, spazi esecutivi insoliti, se non inediti, perlomeno insoliti, eh, opere che nascono appunto per luoghi, per adesso a parte Barber e queste città eh, che, che risuonano tutte intere, ma mm, a, come la galleria d'arte è stata abbandonata già da ormai oltre 40 anni per gli artisti, la sala da concerto... Eh, Forse sta un po' stretta a tanti che fanno musica oggi, non so. Sto, si pensa anche alla musica per le stelle, non so come dire. Si pensa, si, si cerca di andare oltre. E in effetti è vero che questo mi affascina molto come tema, questo della sperimentazione e eh, così del, dell'andare oltre. Poi è anche vero che, eh, che ci sono anche molte cose poco convincenti, cioè non è il nuovo a tutti i costi che poi. Eh, appunto si ritrovano invece nei grandi classici le cose più importanti sono già state dette adesso appunto quel Garutti inaugurato settimana scorsa eh, ve l'ho messo a confronto con Athanasius Kircher che più o meno ecco, diciamo che eh, aveva già fatto dei ragionamenti in questo senso però anche lui cercava, diciamo, di andare, lì erano dei modi per, uh, così, origliare i vicini con queste fantastiche grandi campane, ma insomma anche lui voleva sperimentare, insomma, col suono si può fare molto e credo che la sperimentazione possa aiutare, ecco. Aggiungere una considerazione, quello che penso è che in realtà eh, anche proprio storicamente via via sia la musica che l'architettura hanno perso la loro mh, valenza di luogo di riflessione anche filosofica per diventare e la filosofia oggi che sta dietro all'arte contemporanea in generale mettendo insieme l'architettura e la musica ma anche altre forme è proprio, sta proprio nella sperimentazione cioè è la sperimentazione che è il pensiero filosofico per cui non è più pensiero non è più speculazione ma è cimentarsi cioè provare, scoprire nuove possibilità cioè non so come dire cioè ho come la sensazione che cioè veramente quando nel Medioevo, ma questo a lungo, quando loro considerano la musica eh, una, 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 una scienza e soprattutto una forma di filosofia, ne erano profondamente con. con Convinti di questo. E, e man mano andando avanti nel, nella storia, si è sempre più perso questo significato di eh, diciamo, di, di filosofia che sta di, di pensiero proprio speculativo per eh, perdere questa dimensione e diventare sempre più fatto pratico. E oggi il pensiero è. Sta, cioè, è l'origine è il pensiero che sta dietro al penso la sperimentazione, è il dato filosofico che sta dietro all'arte contemporanea. E quindi ovviamente non si specula più sulla, pro, sulla proporzione, piuttosto che su che cosa è bello, che cosa non è bello. Oggi nessuno si pone eh, la domanda se una cosa è bella o no, diciamocelo, cioè è, è anzi, quanto è provocatoria, quanto è innovativa, quanto rompe con gli schemi. E in questo sta il pensiero dietro all'arte all'arte contemporanea e si è perso tutto il resto e quindi eh, come dire, è, è il riflesso della nostra epoca in qualche modo non si sa che cosa sia meglio o cosa sia peggio però è così sì, però aggiungo il... che forse appunto di quei eh, non so San Marco e dei Gabrieli ecco una cosa era eh, molto sperimentale quella è l'invenzione della stereofonia mettere un coro di qua e un coro di là Adesso, se avevamo tempo, vi facevo sentire un brano di musica che è Pierre Boulez, per cui già c'è da tremare l'idea, ma ve lo consiglio: è un disco che è stato registrato negli anni Ottanta e perché è importante? Perché dalla stereofonia si cerca di andare oltre, però appunto dopo secoli, <ride> e l'idea è quella di simulare l'olofonia, che invece vuol dire non pensare soltanto a due che già cambiano molto l'ascolto. A due sorgenti sonore ma sono due che simulano invece tanti punti e perché appunto non, non ci si accontenta più bisogna andare oltre e queste sono sperimentazioni che fanno all'IRCAM che è il, il centro di ricerca acustica musica legato al centro Pompidou a Parigi eccetera che appunto ha fondato Boulez e da dagli anni, dal 78, quindi saranno i primi anni 80, l'IRCAM, che lavorano in questo senso, proprio di cercare una spazialità del suono anche nella registrazione e nella diffusione poi della musica. Allora aggiungo una cosa anch'io, perché qua di fronte alla Casa della Musica c'è la Casa del Suono, dove eh, io penso che eh, se Ricciardo non è, è riuscita a fare un giro anche perché è arrivato un po' all'ultimo momento oggi, eh, la invito a farlo prossimamente, perché ci sono un paio di installazioni sonore di questo genere, proprio molto carine. Il lampadario sonoro, dove la musica ci piove da sopra, con 128 altoparlanti, credo, mh, disposti in un certo modo, in modo da darci questo effetto di assorbimento, la stanza bianca, eh, ci sono proprio delle ricerche, che è un po' la terza anima poi qui della, della Casa della Musica che ospita, eh, l è un'istituzione, lo sapete tutti forse, no? o forse non lo sapete, l'istituzione Casa della Musica è un'istituzione del comune di Parma che si occupa primariamente di divulgazione, ma questi locali sono condivisi con l'anima della ricerca che viene dall'università, perché l'Istituto di Musicologia sta qua e sta anche qui un un centro di ricerca sul suono, proprio di ingegneria acustica, e, e le tre cose si fondono e girano dando i risultati ogni volta diversi. Allora, sentiamo Bulese Almeno un pezzo. Un pochino, un pochino. Va bene, forse chiudiamo. È una dimostrazione okay. di musica nello spazio, che in effetti da qua si percepisce bene. Lo spero anche da lima. Ok, allora ringraziamo Ricciarda e Claudia. Che ci hanno prospettato veramente una, un punto di, due punti di osservazioni, che poi è uno. Eh, o oh boh, chissà, sono molti sulla musica e architettura. E buon Natale e buone feste a tutti e la nostra sigla è questa.